Che cos'è e come funziona la psoriasi? Te lo spiego. La psoriasi è una malattia cronica della pelle molto diffusa, che colpisce circa il 3% della popolazione mondiale. Esistono diversi tipi di psoriasi, e la forma più comune è la psoriasi a placche, in cui la pelle si infiamma sviluppando chiazze rossastre che spesso causano prurito, e sulle quali la pelle si ispessisce rapidamente, conferendo alle zone interessate un aspetto squamoso biancastro. Queste lesioni colpiscono principalmente gomiti, ginocchia e cuoio capelluto, ma possono comparire in qualsiasi zona del corpo, come le unghie delle mani e dei piedi, che frequentemente vengono interessate da questo disturbo. E in generale, questa e altre forme di psoriasi possono presentarsi in forme che vanno da lieve a moderata a grave. Tra i tipi di psoriasi meno comuni troviamo la psoriasi guttata, in cui le lesioni si verificano nella forma di numerose piccole macchie su una vasta area del corpo e che colpisce prevalentemente bambini e giovani adulti, la psoriasi inversa, caratterizzata da chiazze lisce di pelle infiammata che si sviluppano solitamente tra le pieghe della pelle e che peggiorano con l'attrito e la sudorazione. La psoriasi pustolosa, una forma rara in cui le lesioni della pelle sono caratterizzate da vescicole piene di pus non infettive, e la psoriasi eritrodermica, una forma rara e molto severa in cui le lesioni sono ampiamente diffuse su tutto il corpo, quasi come una grave scottatura solare. Le lesioni sono così diffuse che la pelle perde la propria funzione di isolamento termico e il corpo può subire una forte perdita di liquidi, causando un sovraccarico di cuore e reni, una situazione potenzialmente pericolosa per la vita. La psoriasi è una malattia cronica con andamento fluttuante. Questo significa che non si guarisce, ma la malattia può migliorare fino a far scomparire del tutto i sintomi, che però possono ripresentarsi anche innescati da fattori ambientali, come lesioni traumatiche, come scottature solari, sovrappeso, stress, alcol e fumo e alcuni farmaci. Inoltre, più del 30% dei soggetti affetti da psoriasi svilupperà successivamente anche una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni chiamata artrite psoriasica, che causa dolore, gonfiore, calore e rigidità delle articolazioni di mani e piedi. Ma la psoriasi ha anche un forte impatto negativo sulla vita di chi ne è colpito. A seconda della gravità e della localizzazione delle lesioni, infatti, i soggetti affetti da psoriasi possono provare un marcato disagio fisico e qualche disabilità. Il prurito e il dolore possono interferire con molte normali attività quotidiane, come ad esempio la cura di sé o il sonno. La presenza delle chiazze sulle mani o sui piedi possono impedire al paziente di svolgere determinate professioni e talvolta anche il semplice relazionarsi con gli altri, e alcuni pazienti arrivano a cambiare addirittura in modo radicale le proprie abitudini sociali a causa dell'imbarazzo che creano alcuni sintomi della malattia. E proprio a questo proposito è bene ricordare che a prescindere dal tipo, la psoriasi non è contagiosa. Pertanto, stare vicino o toccare una persona che ne è affetta non comporta alcun rischio. Le cause alla base della psoriasi non sono ancora del tutto chiare. Quello che si sa per certo è che le componenti genetiche e immunologiche hanno un ruolo fondamentale. Spesso, infatti, la comparsa della psoriasi è associabile alla presenza di più geni difettosi, per colpa dei quali l'organismo inizia erroneamente a produrre anticorpi che attaccano la pelle causando l'infiammazione. In particolare viene rilasciato un gran numero di linfociti T che si infiltrano nell'epidermide facendo sì che i vasi sanguigni della zona si dilatino, la pelle si arrossi e inizia a prudere, e inducendo la proliferazione di cellule della pelle chiamate cheratociti, che si riproducono a dismisura e salgono in superficie molto velocemente, nel giro di giorni invece che di settimane, accumulandosi rapidamente sulla superficie dell'epidermide e formando così le tipiche placche squamose. Le forme di psoriasi lievi vengono trattate efficacemente con creme e unguenti dagli effetti antinfiammatori e che rallentano la crescita delle cellule della pelle e alleviano il prurito. Le forme più comuni di psoriasi, come la psoriasi a placche, possono beneficiare molto anche da trattamenti di fototerapia, ossia l'esposizione, sotto controllo medico, alla luce UV, naturale o artificiale, delle zone interessate. Quando questi metodi falliscono, si ricorre di solito a trattamenti cosiddetti sistemici, che prevedono la somministrazione orale o l'iniezione di farmaci, ad esempio corticosteroidi. Questi medicinali agiscono dall'interno, diffondendosi in tutto il corpo con lo scopo di combattere l'infiammazione e il malfunzionamento del sistema immunitario che caratterizzano la psoriasi. Quando le terapie locali e sistemiche non funzionano o sono controindicate, si sono mostrati particolarmente efficaci le terapie con i cosiddetti farmaci biologici, una speciale categoria di farmaci che agiscono sulle componenti del sistema immunitario coinvolte nell'infiammazione e che sono causa dei sintomi della malattia. Si tratta nello specifico di anticorpi monoclonali, che esercitano un effetto immunosoppressore spegnendo quelle parti del sistema immunitario causa dell'infiammazione e quindi dei sintomi della malattia. In pratica i farmaci biologici vanno a disattivare quelle cellule immunitarie che sono la causa dell'infiammazione, andando a eliminare il problema del dialogo disfunzionale tra i cheratociti e i linfociti T.
Il successo di queste nuove terapie risiede nella loro grande capacità di ottenere ottimi risultati con assenza di tossicità negli organi nel trattamento a lungo termine e una buona tollerabilità. Questi farmaci però non possono essere prescritti da tutti i dermatologi, ma solo da centri specializzati e sono generalmente molto costosi. Ma in Italia vengono rimborsati come trattamenti di seconda linea per i pazienti con psoriasi da moderata a grave che siano intolleranti o che non abbiano risposto ad altre terapie sistemiche. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividetelo e fateci sapere nei commenti quale vorreste che fosse il prossimo video di Te lo spiego. Cercheremo di accontentarvi tutti, piano piano. Per realizzare i nostri video infatti sono necessarie moltissime ore di lavoro, ma se volete darci una mano a realizzare sempre più video, sempre più velocemente, potete farlo tramite una donazione su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/te lo spiego video. In cambio riceverete sempre qualche ricompensa e il vostro nome comparirà nei ringraziamenti finali dei video di Te lo spiego. Grazie a tutti e che l'iguana sia con voi!